I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Buonasera a tutti amici di Casalotto, benvenuti a questa puntata, a questo appuntamento fisso del venerdì sera, importantissimo perché anche in questa puntata ci saranno i consigli di Marco e Lio, i nostri grandissimi esperti. Infatti dopo leggerò alcuni commenti, alcuni messaggi che stanno già arrivando per ringraziarli per le vincite di questa settimana, quindi attenzione, ascoltateli e chiamate perché domani sera c'è la prossima estrazione. Allora, oggi in studio l'avete visto elegantissimo, a me piace da morire in bianco e nero. Lio, ciao! In bianco e nero, e che musica maestro in questo venerdì sera. Ciao Clara, buona venerdì sera a te, buona venerdì sera agli amici e alle amiche che stanno seguendo Casalotto. Casalotto, la vostra trasmissione preferita, veramente grazie. Siete in tanti anche questo pomeriggio, eravate in tanti, ovviamente noi lo capiamo, anche perché sono sempre tanti i WhatsApp che arrivano, non solo le mail, di conseguenza voi potete sempre comunicare anche un semplice saluto, anche una foto, magari una foto di uno scontrino, di una vincita di ieri sera. E anche in questo venerdì sera vedremo alcuni risultati veramente molto interessanti, anche perché è chiaro che comunque noi i messaggi li valutiamo ed è per noi anche questa una prova d'ascolto. Grazie, grazie, grazie alla Mega Galattica Italia 53 che ancora una volta accoglie questa trasmissione Casalotto. Avremo delle informazioni veramente importanti, soprattutto imperdibili per quanto riguarda appunto l'estrazione di domani. Beh, Clara, ridendo e scherzando, siamo già arrivati alla terza estrazione del mese di marzo. E beh, dobbiamo dire una cosa, Clara, è andato bene. Abbiamo appunto intrapreso il terzo mese dell'anno proprio con una serie di soddisfazioni molto interessanti, addirittura al primo colpo di gioco, ma addirittura anche con piccoli o grandi regali che io e Marco abbiamo fatto in diretta. Perciò molte amiche questo pomeriggio, e sicuramente lo faranno anche in questo momento, ovviamente ci hanno ringraziato, e noi ringraziamo voi perché questo è il nostro lavoro e voi non fate altro che giocare, che valutare i nostri consigli. Perciò grazie veramente di cuore. Dobbiamo comunque dirlo che Casalotto a un pubblico, allora, innanzitutto molto attento, molto simpatico, soprattutto chiede informazioni e ovviamente vuole sapere il perché accadono determinate cose, ovviamente nel campo delle 11 ruote italiane, ed è giusto che è così perché c'è sempre una motivazione un po' a tutto. Infatti, guarda, ti leggo solo questa, dice: grazie Marco e Lio perché mi servivano proprio questi soldi. Vabbè, bellissimo, è una bella soddisfazione. Allora io non dico più niente perché sono curiosa, così come tutti gli amici che appunto che seguono Casalotto, seguono soprattutto i nostri grandi Lio e Marco, sono curiosa appunto di sentire i consigli, le informazioni per prepararsi e giocare domani sera, per domani sera. Beh, assolutamente sì. Io vado subito ad anticipare una cosa, perché avremo nel dettaglio proprio per domani sera, visto che è la terza estrazione del mese,
pochi consigli, i migliori in assoluto, quelli giusti, quelli che io e Marco statisticamente hanno presentato. Nel frattempo, Clara, io voglio anche salutare e ringraziare appunto Fabio Galetti, direttore di Lotto Corriere con sede a Roma, perciò grazie direttore, grazie ovviamente per fornirci sempre le statistiche aggiornate, ed è un grandissimo aiuto per il sottoscritto e per Marco, ma ovviamente grazie anche a nome delle amiche e degli amici ovviamente che seguono Lotto Corriere, perché sicuramente questo giornale è importantissimo, è il più completo del settore e ovviamente vi permette di valutare molto bene, quindi in questo caso la fase giusta per il 90, e parliamo di fase giusta per il 90, però lo facciamo di là in redazione, perciò vi dico seguitemi, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che il primo portale del venerdì sera è già a vostra disposizione, è lì per voi, è questo, è l'895095, eccolo qua, 895095, importantissimo il tasto 3, perché premendo il tasto 3 voi avrete immediatamente la possibilità di ascoltare in questo caso la voce di Marco, che vi detterà e scandirà i nuovi numeri legati al 90, un 90 eccellente per domani sera. Attenzione, perché ora vedremo dei risultati che chiaramente sono arrivati in questo caso tramite fax 13:15 alla ruota del lotto di Bari. Questo ambo secco è arrivato appunto dal Bari Venezia e nel dettaglio avevamo anche il 53 col 15. Ma andiamo avanti a vedere ancora degli altri risultati veramente interessanti, perché notiamo il 19:36:90. Questo è su tre numeri, è a ruota, e alla ruota del lotto di Torino, altro 19:90, in questo caso ambo secco, ma attenzione perché il 90 è stato proprio regalato ieri in diretta dalla somma 90 appunto che c'era a Torino. Nuovo 90 per domani sera, Milano-Palermo, zerati di somma 90, 10:80. Attenzione perché questa nuova valutazione conferma appunto il 90, e questa valutazione è veramente importante proprio per domani sera. Venezia 18:72, altra somma 90. E beh, alla ruota di Venezia è molto interessante il 90, perché la somma 90 di figura 9 scatena sempre e per forza o il 9:90. E poi abbiamo alla ruota nazionale dal 90 come terzo estratto il 9, perciò abbiamo statisticamente valutato la possibilità di giocare per domani sera il 9:90. Altro 90 al primo colpo su Torino, e per domani continua la caccia al 90. Milano-Napoli ambo terno, come a Venezia e alla ruota nazionale, 9 in due abbinamenti per valutare due ambi secchi o un unico terno. Allora amici, amiche che in questo venerdì sera state guardando Casalotto, il portale è lì per voi, è l'895095. Tasto 3, mi raccomando, per avere subito questa nuova informazione legata al vostro numero preferito, ovvero al 90. Qualcosa, forse profumo di rosa, 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 rosa. Il volo di una mariposa che mai si posa. Una presenza.
presenza sinuosa. Aggiungi al 9 uno 0 e spaccherai il mondo intero. Rinnova l'atmosfera, vola nella stratosfera, entra in una nuova era. Mostrati per quella che ti senti dentro, cogli il tuo momento, impegnati a fare centro, vai dove ti porta il vento. Eccoci, siamo tornati in studio, siamo sempre in diretta. Adesso è il momento però della notizia, la prima notizia di oggi. Ricordiamo un inventore tedesco che è nato proprio il 4 marzo del 1877, Emil Berliner,
che è quello che ha messo a punto il microfono, quindi questo apparecchio in grado di tradurre le onde sonore in impulsi elettrici. Quindi grazie appunto a lui, a questo al microfono, la musica sicuramente ha cambiato radicalmente. Poi so che lui ha inventato anche il giradischi e proprio il disco. Quindi grazie per quello che ci hai lasciato. Beh, assolutamente sì, grande invenzione, grandissima invenzione, appunto questa. La magia, il potere di amplificare la voce, la magia, il potere appunto di diffondere quindi il suono e a questo punto può essere la voce piuttosto che può essere una canzone o può essere comunque un altro suono. Beh, io comunque penso una cosa, che questi grandissimi personaggi del passato che hanno inventato, diciamo, le cose primarie, ovviamente per un'evoluzione importante a livello mondiale, sono appunto dei nomi indimenticabili, anche perché dopo è chiaro che dopo l'invenzione del microfono, l'invenzione del giradischi e comunque di tutte le altre storie, con l'evoluzione si sono modificate determinate cose, ma se non riuscivano ad inventare appunto queste cose, è chiaro che non ci sarebbe stata questa modificazione. Beh, sicuramente avrebbe inventato qualcun altro il microfono, però sicuramente questi sono dei veri geni, Clara, sì, assolutamente sì. Altrimenti come facevate? Non potevate ascoltarci, eh? Noi eravamo lì tipo... Pesci, facevamo i pesci, i pesciolini. Infatti, allora i nostri amici invece non sono dei pesciolini, anzi si stanno scatenando e ringraziano appunto uno per la vincita al primo colpo, poi qualcuno è arrabbiato, ma è arrabbiato con se stesso perché dice: ecco, non ci ho creduto fino in fondo, non ho seguito il consiglio, non ho giocato e poi è uscito. Beh, questo è capitato anche su Facebook, appunto, che molte persone hanno lasciato, hanno abbandonato comunque una previsione e poi l'hanno vista uscire e addirittura c'è stato un terno, un bellissimo terno secco, proprio a tre numeri secchi, è purtroppo al sesto colpo di gioco. Vedete che comunque noi non l'abbiamo nemmeno ricordato, lo faccio io adesso, perché noi consigliamo di giocare i nostri numeri dai 3 ai 5 colpi, quindi classici e canonici. Quel terno secco a tre numeri è arrivato al sesto colpo di gioco ed è proprio il 44-64-90, terno secco, proprio tre numeri secchi. Al sesto colpo, purtroppo, beh, è chiaro che comunque alle volte i numeri hanno un leggero ritardo, però Clara, se io devo valutare, devo giocare comunque un ambo, un terno, anche per sei volte, io lo faccio, anche perché certo. Comunque tieni presente che per sei volte, certo, si spendono dei soldini, ma però vincendo un terno, beh, si guadagna, si recupera, veramente si può iniziare a pensare alle vacanze di Pasqua, di Natale, e si può pensare già anche iniziare a fare un qualcosa di nuovo, di bello, anche perché un terno paga veramente molto bene. Ci vuole un euro per giocare, quindi beh, certo, assolutamente infatti basta sì. Magari un euro, tentare quello che dici tu 5-6 volte, però provare, ci vuole costanza nella vita per tutto. Allora adesso ecco, mi fermo perché do la parola a Lio, non so se andrai in redazione per i prossimi consigli, voi però ascoltatelo e seguitelo. Assolutamente sì, seguitemi in redazione perché abbiamo un consiglio veramente interessante, in questo caso non solo per le donne ma ovviamente per tutti coloro che vorranno festeggiare. Seguitemi, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che abbiamo la nuova valutazione, fantastico anche questo portale, questo bel portale che è l'892288.
Quanto costa questo portale? Costa poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari. Allora, signori, attenzione, potete già entrare in questo portale sempre al tasto 3 per avere i numeri giusti per la festa della donna Palermo-Roma, un ambo e un terno. Amici, amiche, attenzione, perché abbiamo questa valutazione veramente interessante, veramente importante per la festa della donna a Palermo-Roma. Abbiamo un ambo e un terno, perciò tutte le amiche ovviamente che vogliono valutare con Lio e Marco questa straordinaria informazione la dovranno ascoltare oggi. Ma perché oggi? No, non è presto per preparare questa informazione, anche perché la statistica non attende, ma poi ve lo dico appunto chiaro e tondo. Allora, domani c'è l'estrazione, la festa della donna sarà martedì, ma è chiaro che noi dobbiamo tentare l'ambo alterno prima di martedì, anche se martedì c'è l'estrazione, perché martedì molte amiche appunto dovranno comprarsi il regalino, dovranno uscire a festeggiare. Perciò per domani sera e per la festa della donna Palermo Roma, ambo e terno, un ambo e un terno secco. In più, a Bari Venezia, dopo il grande successo del 13-15, abbiamo il nuovo ambo lunare, quindi attenzione, perché questo ambo lunare sarà quello di marzo. Allora, amici, regalate questo ambo eterno per la festa della donna. Donne, mi raccomando, fatevi questo regalo, un ambo e un terno secco per la vostra festa. Ma ovviamente tutti possono avere questa valutazione tramite l'89 22 88, poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari. Sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento. Perché qua mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu
coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione ho trovato una ragione. Yeah. Agrigento, 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 Agrigento. Grazie a tutte voi, soprattutto in questo momento ringrazio Silvia, Giovanna, Valentina e ancora Federica, Martina, Giuseppina, che ovviamente ringraziano Lio e Marco per questa valutazione dell'ambo e del terno della donna e il Bari Venezia. Tra le altre cose Valentina ha anche centrato l'ambo 13-15, vediamolo perché l'ambo lunare è arrivato ed ora nuovo ambo statistico lunare, sempre a Bari Venezia dal nostro conteggio, quello che hanno costruito e inventato Lio Marco. Ma amici, amiche, attenzione, perché tra qualche giorno ci sarà la festa della donna e attenzione, sarà martedì. Noi per martedì quindi non dobbiamo aspettare proprio e per forza l'estrazione del martedì, ma proprio domani, che è appunto l'estrazione che anticipa la festa della donna, dobbiamo valutare l'ambo e il terno della donna. Per la festa della donna abbiamo a Palermo, Roma, un ambo e un terno, i numeri giusti, quindi attenzione perché sono quelli statistici di sempre, sono quelli ovviamente che io e Marco abbiamo valutato dalla condizione di Palermo, Roma. Allora, regalatevi o regalate questo ambo e questo terno? Beh, è chiaro che se potete regalare a un'amica l'ambo e il terno, ovviamente lo potete fare. Se volete regalare un ambo e un terno, perché dite io voglio provare a centrare questo ambo e questo terno perché martedì voglio andare a festeggiare fuori, perché martedì voglio fare questo o quell'altro, è il momento giusto di entrare all'89-22-88 e di avere questa straordinaria e importante valutazione di Lio e Marco. Sentimento, un bastimento di emozione. Mentre vado ad Agrigento, con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Clara, Clara, no, scusa, sei troppo brava. Ma che brano, è volato il tempo. Sì, eh. Infatti ero qui pronta per le notizie, il compleanno di Lucio Dalla, mamma mia, vabbè. Parleremo un'altra volta, intanto domani ci saremo, sempre alle 2:30 e poi alle 20 per l'estrazione alla terza del mese. Tu sei bravo, un bacio da parte di tutti gli amici che ti seguono e anche da me. Un bacio a tutti voi, assolutamente grazie, mi raccomando a domani alle ore 14:30. Grazie Clara, sempre fantastica ovviamente come in ogni tua trasmissione.
trasmissione e ovviamente buona serata, buon venerdì sera, buon weekend, a domani nel pomeriggio e nella sera. Buon venerdì sera, divertitevi, ciao! Ciao.